Un cordiale saluto e benvenuti a Trecastagni, provincia di Catania. Vi proponiamo la 22esima edizione della Trecastagni Star, corsa su strada podistica di atletica che si disputa su un percorso di poco più di 700 metri, strade urbane, un quadrilatero di strade nel centro della borgata siciliana ai piedi dell'Etna, da cui è visibile il vulcano e una serie di piccoli vulcani spenti che attorniano l'Etna. Intanto l'immagine va subito sui protagonisti durante la presentazione. Si parte alle 7 di sera dopo aver visto gareggiare i bambini delle scuole elementari e poi delle medie. Sono circa 35 i partecipanti all'evento che vi andiamo a proporre, tra di loro figura anche il vincitore uscente della gara, contrassegnato dal numero 4 che è Jackson Kirwa Kiprono dell'Atletica Colleferro, classe 1986. Si parte come sempre velocissimi fra due ali di folla festante nell'ambito dei festeggiamenti anche patronali del paese. Appunto Trecastagni, questo è il punto più duro del percorso, sono 70 metri di salita, la salita chiamata Sant'Antonino in pietra lavica, il fondale di questa salita, e gli atleti si ritrovano poi sul percorso, alla fine sul rettilineo che li riporta a chiudere il giro di 700 e più metri, che ha visto negli anni passati confronti epici fra tanti eroi dell'atletica internazionale, uno su tutti, Paul Tergat, che da queste parti vinse un paio di volte quando era agli albori della sua carriera, 93 e 94. Tergat, che correva da un paio d'anni in quel periodo, aveva cominciato per caso nella squadra militare keniana, si era scoperto un fenomeno e già nel 93 faceva parlare di sé, venne qui e vinse su queste strade. Intanto c'è una prima selezione dei migliori atleti iscritti, una regola che riguarda la Trecastagni Star e quella all'americana, ovvero gli atleti doppiati vengono eliminati dalla gara. Questo sistema è sì selettivo, ma garantisce una fisionomia attendibile anche a chi soprattutto assiste alle prove, non si vede magari atleti che doppiano, ne doppiano altri, e questa invece è la parte più bassa del percorso, siamo a ridosso della salita, come vedete un trappello di protagonisti davanti per contendersi la vittoria della Trecastagni Star, nata nel 1986, anno in cui vinse Salvatore Nicosia, tre edizioni poi nelle mani di Salvatore Antibo, attuale primatista italiano dei 5.000 e 10.000 metri, vale a dire 87, 88 e 89. Nel 90 Joseph Kipsang, keniano, vinse, e nel 91 toccò a Andrew Sambu, tanzaniano, Francesco Panetta, nel 92, l'ex campione del mondo dei 3.000 siepi sulla pista di Roma, 1987. E poi ancora nel 93-94, come poco fa ricordato, Paul Tergat, nel 95 il ruandese Ntavalikura, nel 96 James Songok, keniano, 97 David Chelule, sempre keniano, nel 98 John Korir, Kenya, nel 99 di nuovo un italiano, Vincenzo Massimo Modica, siciliano di Mistretta, e poi ancora Francesco Bennici nel 2000, che vediamo inquadrato con Daniele Caimmi in questa immagine. I due italiani migliori in gara sono e navigano attorno alla quinta-sesta posizione. Stefano Baldini nel 2001 vinse su queste strade, e poi nel 2002-2003 toccò a Giuliano Battocletti, 2004 Simon Kizinga-Kilio, keniano, due anni fa Solomon Bushendich, keniano, che detiene il primato di percorso, 29 minuti e 28 secondi, e l'anno scorso vinse Jackson Kirwa Kiprono, che anche oggi si è ripresentato alla partenza e che vediamo qui tra altri due atleti bianchi, sono due ucraini, rispettivamente Vasil Matvichuk in tenuta bianca, e in maglia gialla c'è invece Sergei Lebid, il grande nome presente a Trecastagni oggi qui. Si tratta del sei volte vincitore del titolo europeo di corsa campestre, Sergei Lebid, che ha fatto della corsa campestre il suo tesoro, diciamo così, la sua miniera d'oro in qualche modo, nel senso che ha battuto anche
etiopi e keniani di livello nelle ultime stagioni, è l'unico bianco, insomma, che si è saputo distinguere anche nella penisola iberica in cross challenge, a volte validi per la selezione dei campionati del mondo. Abbiamo un passaggio con questa inquadratura che propone il rettilineo di fronte alla zona arrivi e la curva che porta verso la parte bassa del tracciato. In maglia bianca abbiamo Joel Kemboi Kimurer, un nome nuovo, ragazzo nato nel gennaio del 1988, uno junior in Italia da poche settimane, che ha esordito su strada a Roma nella Appia Run, è giunto terzo, era il primo di aprile, e poi è stato secondo al 10.000 su strada di Gualtieri. Abbiamo momenti di bagarre, si sfruttano le curve per cercare di guadagnare metri su metri, è un percorso selettivo, duro e tecnico, che ha messo in ginocchio e ha mietuto anche vittime illustri nel corso degli anni, vittime di livello internazionale che si sono ritrovate questa salita spaccagambe da fare 15 volte, che presa troppo allegramente rischia di diventare una minaccia. Ovviamente gli atleti, molti di loro sanno, conoscono questo percorso, lo conosce bene Bennici, lo conosce abbastanza forse Caimi, che su queste strade fu quarto nel 1999, e poi appunto Jackson Kirwa, che soltanto l'anno scorso si impose davanti a uno stuolo di connazionali e quindi sa come affrontare questa salita. Come vedete, si cerca di diminuire un po' l'ampiezza delle falcate, ma non più di tanto, per poi riaccelerare quando si raggiunge la vetta della salita, e si tratta di dover riprendere fiato ma anche allo stesso tempo di reimpostare un ritmo velocissimo, perché qui non c'è tempo da perdere, c'è un bel montepremi, c'è una concorrenza agguerrita, ci sono atleti forti che si confrontano su questo tracciato. Col numero 4, allora, Jackson Kirwa Kiprono, che è stato secondo alla Stramilano recentemente, ha corso i 21 km e 97 metri in 1 ora, 1 minuto e 17 secondi. Ha vinto anche la mezza maratona di Ferrara, Jackson Kirwa, che è nato il 20 maggio dell'86, perciò fra pochi giorni compirà 21 anni. Questo atleta con la canotta arancio, seguito dal suo connazionale Joel Kimurer Kemboi. C'è una selezione che intanto propone Lebid in terza piazza e Matvičuk, il primo a farne le spese, comincia a staccarsi dai primatori. Non troppo distanti Daniele Caimi e Francesco Bennici in quell'angolo. Una selezione dura che infligge e che infliggono Jackson Kirwa Kiprono e Joel Kimurer, che vorrebbero scrollarsi di dosso la figura dell'ucraino Lebid, che tuttavia non molla. Lebid è un osso duro da sconfiggere e soprattutto ricordiamo, e lo ricordiamo di nuovo, ha vinto 6 volte il titolo europeo di corsa campestre, uno dei pochi bianchi che è stato in grado di contrastare e di battere la concorrenza di etiopi e keniani sui prati. Alle sue spalle si viaggia staccati, infatti c'è Daniele Caimi, a sua volta tallonato da Francesco Bennici. Una gara a tre, sempre lì Sergei Lebid, quei maledetti 15-10 metri che non riesce a colmare. Sergei Lebid sui due keniani che giocano a guardie e ladri, un po' uno un po' l'altro davanti, e tengono a debita distanza Lebid. Matvičuk recupera qualcosa e poi a seguire sempre Caimi e Bennici. Ormai la fisionomia della gara è questa. C'è soltanto questo duello un po' incerto che adesso vede davanti Jackson Kirwa Kiprono, che ha vinto su strada qui a Trecastagni in 29 minuti e 32 secondi, che è il secondo crono di sempre dietro a quello del recordman Buschendieck di 2 anni fa. Quest'anno ha vinto la Corrida di San Gimignano di Modena il 31 di gennaio, è stato terzo a Gualtieri, quindi ha già preso una sconfitta, ha già incassato una sconfitta da Joel Kimurer sulle strade di Gualtieri, ed è reduce da un 10.000 metri corso sulla pista di Roma Valmontone 2 giorni prima in occasione dei societari, distanza che ha coperto in 29 minuti e 4 secondi e che è stata anche esperienza per alcuni italiani. Lotta fratricida di keniani alla 22esima Trecastagni Star, a 3-4 giri dalla conclusione di questo appuntamento podistico che cade nella giornata della festa dei lavoratori. Jackson Kirwa Kiprono o Joel Kimurer, uno dei due si aggiudicherà questa
competizione, sono entrambi del Kenya, entrambi vengono dalla Rift Valley, da questa regione di cui Eldoret è uno dei centri delle città più importanti. Eldoret è la città di Jackson Kirwa Kiprono, una cittadina minore invece è la provenienza comunque dell'entourage, dei dintorni di Eldoret è la provenienza invece, dicevo, dell'altro atleta in tenuta bianca, che è Joel Kimurer, classe 1988, classe 86 invece per Jackson Kirwa Kiprono. Abbiamo intanto un quadro che riguarda uno dei possibili doppiati, Francesco Duca, già vice campione italiano dei 50 km qualche stagione fa. Avete visto lo scivolone di Kimurer che allunga su Kiprono, guardate l'ultimo giro, lo scivolone, guardate questo punto, ecco il piede che viene appoggiato su un lastrone, una pietra laviga, perde equilibrio ma riesce proprio all'ultimo a reggersi, guardate il finale, guardate lo sprint, Kimurer incredibile, beffa per la seconda volta Jackson Kirwa, incredibile. Joel Kimurer Kenboy, 19 anni, vince a Trecastagni, 29 minuti e 46 secondi il tempo di grande spessore. Pensate un po', Jackson Kirwa, che ha tirato buona parte di gara, si è visto beffare dal suo connazionale di 2 anni meno di lui, per la seconda volta dopo a Gualtieri, la vittoria. Terzo quindi Lebide, quarto eccolo qui Matvičuk che completa il poker di campioni presenti alla Trecastagni Star. Vediamo anche Pippo Leone, l'organizzatore, a fianco dei tre protagonisti. E allora Joel Kimurer Kenboy vince questa competizione. Vediamo adesso Bennici e Caimmi che guadagnano la quinta e la sesta piazza. Adesso cominciamo a sentire due battute di Sergei Lebid che dà un suo giudizio al percorso e poi parlerà dei suoi programmi. Percorso bello perché c'è una salita che è un po' tira le gambe e poi come corre tutto il giro tipo vai su forte, poi un po' salita dura, allora corso molto bello per correre. Io corro forse non è tante gare su pista quest'anno, 2-3 gare come Coppa Europea, prima gara e poi preparo correre maratona. Ma è molto selettivo, ma anche abbastanza sul veloce, perché abbiamo visto anche i keniani che sicuramente sono andati anche a 2,50 km, però per noi va anche abbastanza bene, ma dai, un buon rientro, dai, abbiamo fatto un bel test per le prossime gare, adesso vediamo escogitare qualche gara. Qua in giro o in Sicilia o anche per l'altra parte d'Italia, però poi vediamo di fare sicuramente qualche gara in pista. Diciamo che sono molto soddisfatto anche perché quest'anno, come abbiamo visto, abbiamo preparato con molta serenità questo evento del 22esimo, abbiamo capito che era importante caricare, questo termine un po' volgare, però il tema è invitare tanti campioni, ci siamo riusciti, nessuno all'ultimo momento ci ha dato buca e chiaramente lo spettacolo ce lo siamo assicurato perché c'era tantissima gente e come dicevo poco fa il successo va al pubblico che ogni anno veramente viene qui a Trecastagni a dare testimonianza che questo evento che organizziamo lo organizziamo col cuore e i risultati sono fantastici sotto questo aspetto. È tutto quindi da Trecastagni con questa premiazione che riguarda la gara maschile, quest'anno solo maschile, in replay il finale concitato che premia Joel Kimurer. Un grazie da Daniele Martinelli, a risentirci in una prossima occasione. Il suo connazionale Jackson Kirwa che ha tirato tutta gara.